parliamo della tutela dei livelli di salute, mi farebbe molto piacere, piuttosto che parlare, come però in realtà di un discorso sottintente dell'ospedale Cutignano. Mi dici come fa il caro Gian Vincenzo a tutelare i problemi di alta complessità dei cittadini di Cutignano che emigrano, purtroppo, ahimè per noi, come emigrano da altri paesi. Quindi, ne consegue che alla fine l'unica possibilità che noi abbiamo di organizzare una rete di servizi e di strutture che erano prestazioni assistenziali per acuti, in maniera, come dire, articolata sul territorio, ed è questo il problema storico della provincia di Bari, nel quale ci sono appunto strutture deputate all'alta complessità, media-alta complessità, correlate intorno da una rete di erogatori di prestazioni assistenziali, compresa la terapia degli acuti, che utilizzano il setting assistenziale di The Service o il setting assistenziale della chirurgia diurna o della Quick Surgery. Questa fotografia è anche la conseguenza dell'analisi dei dati di mobilità della Regione Puglia. Se voi fate un'analisi, e noi ci abbiamo numeri, di dove vanno i cittadini di Putignano, vi meraviglierete. Perché è chiaro che oggi lo stesso cittadino sceglie non tanto solo il professionista di nome, come forse pure avveniva ancora qualche anno fa, ma per fortuna mi sto rendendo conto, guardando i numeri, che cominciano anche a guardare ai modelli organizzativi che determinate strutture possono garantire. La rete ospedaliera che si sta cercando di organizzare, di immaginare, è innanzitutto una rete organizzativa che cerca di coniugare strutture che hanno la possibilità di una risposta multidisciplinare, che siano come comfort alberghiero accettabile, che siano tecnologicamente dotate e che consentono appunto di avere un'altra cosa molto importante che viene sottovalutata. Un numero di prestazioni che proprio per l'elevato numero, la medicina, la chirurgia in particolare, si fonda sulla ripetitività del gesto. Più il gesto viene ripetuto, più siamo sicuri che quel gesto può essere sicuro e quindi di qualità. In assenza di questo, immaginare la parcellizzazione su cui è vissuto il sistema sanitario regionale della Puglia, beh, io credo che sia ormai fuori dal mondo. Sperando di poter già con i primi mesi del prossimo anno passare dalla delibera istitutiva alla realizzazione dei dipartimenti, beh, noi possiamo garantire una rete di strutture ospedaliere che sono in grado di garantire quel tipo di setting assistenziale che è consentito, che è possibile, che è oggettivamente realizzabile in strutture come quella di Putignano, di Monopoli, di Altamura e altro, in maniera assolutamente qualitativamente accettabile. E la rete di tutte queste strutture ospedaliere che garantisce l'unitarietà della terapia per gli acuti nell'ASL Bari. Continuare a immaginare questa identità localistica molte volte finisce per essere quasi un danno per il cittadino paziente piuttosto che un suo aiuto. La scommessa più vera è quella di riuscire a riconvertire tante strutture ospedaliere in strutture territoriali. Noi garantiremo ai cosiddetti supergruppi di medicina di base la telemedicina a tutti, in particolare per le neuropatie cronico-ostruttive, che è una delle malattie più comuni negli anziani, del diabete e dell'insuccesso cardiaco.
Da questo punto di vista, se ci pensate, saranno molto più avvantaggiati quei comuni che non hanno, per loro fortuna, al loro interno stabilimenti ospedalieri. È un paradosso, ma è così, è così. Perché noi avremo sempre meno risorse da investire in tutta una rete pedonica e più risorse invece da investire sui servizi territoriali. Nell'intervento veramente vi ribadisco, io questa preoccupazione, tante volte espressa dal nostro sindaco, su depotenziamento o depauperamento dell'ospedale di Modigliano, io oggettivamente vorrei. Ma non perché voglio assolutamente convincervi, perché come si suol dire ci sono gli atti che dimostrano che tale depauperamento non c'è. Se poi si vuole leggere il depauperamento con qualche collega che ha perso la struttura e compressa, per questo non c'è proprio niente. Perché il depauperamento esiste laddove i servizi vengono tagliati, ma laddove i servizi vengono classificati, o come si dice in termine tecnico, pesati in maniera diversa, il problema non sussiste. Possiamo però definire dei piani di assunzione, i cosiddetti piani attuativi sulla assunzione del personale, che potranno migliorare notevolmente le nostre dotazioni organiche e quindi quella che oggi è oggettivamente è un limite ad un corretto funzionamento del sistema, lo dovremmo poter superare. Laddove riusciremo finalmente ad avere la possibilità di risistemare gli organici in un modello organizzativo che cambierà con la dipartimentalizzazione, io credo che, ma non solo a Putignano, che da nessuna parte c'è stato questo taglio che fa immaginare depauperamenti, che fa immaginare preoccupazioni che a mio parere